Ben ritrovati sul canale Micrologia. E oggi Casale Monferrato, dietro di me il castello, quello che ne rimane. La Teresa. Ciao. Andiamo a fare un giro a caccia di orologi. Speravo ci fossero anche i banchi, un po' di banchi fuori. L'altra volta c'erano, sto giro non ci sono. Chissà perché. Stavolta che volevamo girare fuori. Porca miseriaccia. Vabbè, pace. Allora giriamo solo dentro. Togliti, voglio un attimo. Aspetta, le facciamo vedere una cosa. Cos'è, movimento universale? Sì. No, universo, aspetta. La cassa è un po' giù. Perché me lo stai facendo vedere? Che... No, che orologio. Movimento. È un movimento particolare. Sì. Il quadrante non è malissimo. È un Landeron Cesare? Landeron 39. Ruota, ah, Colombo. Landeron 39, così giallo? Sì. Ah, non l'ho mai visto finitura gialla. Comunque oggi fiera, fiera degli Omega, eh. Belli. Il più bello, quello che mi piace di più. Guardate che bel piepan o paipan, come preferite la pronuncia. A me piace chiamarlo piepan. Belli belli. Non vado? Doppia scritta. Ah, Movado Zenith. Della Movado, sai qual è quello che mi piace di più? Il Datron. Non so se lo conosci, sì, quello no, driver. Bellissimo. Questo è un tutto, non va bene. Belli. Ciao Gianluca. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, vediamo un po'. Un bel po' allora, di novità abbiamo. Vediamo un po' di novità. Quello ci c'è da un po'. Ce l'hai qui da un po'? Sì. Quanto? Una o due volte che penso che si veda nel video, però c'è nuovo. Bello sto Bombersier. Braccialato originale. Mi ricorda Mondia, né? C'è un Mondia sì, fatto più o meno così, che aveva il quadrante in legno. Sì. Vulcan piccolino. Anche questo qui, ce l'avevi già? No. Anche quello nuovo, anche questo qua con movimento Alemania, anche il Vetta, anche il 7750, il disco volante. Quanto chiedi questo cosino qui? Allora, da revisionare qua lì vorrei un centino. Da revisionare un centino? Non 20 euro? Perché così tanto? Perché è bellino. Art Deco poi... Ma poi c'è l'asse rotto? Non lo ricordo neanche. Anche un Perseo crono 250 e di qualche marca Tavannes Watch & Co, però gli manca l'anello interno, la lunetta forse. Sì, la lunetta. Sì, rotto l'asse. Sì. Quel casino. Prezzaccio proprio, 50 euro, però, lo so. Guarda, infatti si vede, ci sono anche le botte qui, vedi dove ha picchiato. Sì, sì, dove picchiare, si vede che è caduta, sicuro. Questo qui probabilmente era modi portachiavi. 20. Secondo me invece quello lì è come gli ultimi che ti ho dato, se ti ricordi ce n'era uno identico, però non Vulcan, adesso il marchio non me lo ricordo, sempre Art Deco, comunque anni 30, con la stessa cassa, con l'attacchino sottile, secondo me era un orologio da borsetta. Da borsetta. Ti ricordi che te ne avevo dati un paio insieme a uno Juvenia bellissimo in pelle? L'ultimo casale o il penultimo casale.
Dai, perché sei te, 30 euro, via, andata. Cinque tutte e due. Grazie. Vai. Aspetta, 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 aspetta. Questa mi sa che non ce l'ha. E mi dà anche la bustina. Guardate, qui sembra una cagna magra, ma non lo è il nostro amico. Ci mi dà anche la... Fino a fine scorte. Preciso, elegante e moderno. Ma sì, una volta le facevano le buste sì, personalizzate. Sì. Grazie. Grazie. Grazie Gianluca. Figuro. Cambierò l'asse e... No, però io lo faccio portachiavi. Adesso non so com'era. Magari proveremo a fare una ricerca. Secondo me era portachiavi per la macchina. Non lo so, Vulcan, non lo so. Dovresti comunque guardare su quel tipo di... quelli là che ti ho venduto io, ti ricordi? Ce l'avevo qua forse? O qualcosa, di qua. Sì. Ne avevo 4 o 5 che avevano fatto lo stock. Bello, questo Vulcan. Periodo di co. Belle le lancette, particolari. Però vedi, ha picchiato 1, 2, 3. Che ci ha rotto l'asse, c'è da cambiare l'asse. Questo è tuo? Sì. E l'ultimo acquisto che ho fatto è questa roba qua, questo Jean Richard. Bello, anni 60. Quadrante particolare, bella la cassa. Bella la... Io invece l'ultimo acquisto ieri, allora, ho sentito. A Garbagnate, questo Seiko Presage. Alla ghiera in No, non è bacchierite, è in metallo. Sembra, sì, l'effetto è quello da bacchierite. Bello, sì. Ed è una riedizione di un orologio del 64. Ecco, vedi. Mi ha colpito perché essendo io nato nel 64 volevo Sì. Un orologio. Un orologio commemorativo. Commemorativo, giusto, dai. Giusto. Va bene. Tieni amore, già che sei arrivata. Ci vediamo dopo. Buon giro e buona caccia. Vengo lì a curiosare cosa c'hai lì di, quando vuoi, di fornitura. Vieni, vieni. C'ho anche una... Mi vedi il cinturino? Sì. Guarda che anche voi siete più... Kinsley Tam Tam Tam. Questa faccia, mio marito del Vulcan, 100 euro gli ho chiesto da Fiato 3. Ma va bene perché è lui, solo perché è lui. Perché lui gioca in questa. Sono bravo a contrattare o no? Sì. Sì. Quello assolutamente. Devo chiederti una cosa. Dimmi, sono qui apposta. Riesci mica a trovarmi un tasto Spillman? Ah, spillo così? No, come questo. Ah, così? Perché la cassa è Spillman, di questo tipo di cassa qua. Questo è un Zeiss Watch. Con questo, con questo tipo di cassa qua, di solito le facevano le Spillman. Secondo me si può trovare in giro in qualche rimasuglio. Dici? Secondo me sì. Se te lo smonti tutte le misure, dovresti avere il campione. Perché questi qua sono tasti rari, te lo dico. Lì l'unica, secondo me, se si trova la tipologia è cambiarli tutti e due, di modo che li metti uguali. Ma qui dentro c'è... Attenzione, attenzione che si apre, un piccolo Caribbean. Piccolo Caribbean. Tutti i pezzi da... da sistemare, da rivedere. Un Easy Rider fondo di magazzino. Così c'è dentro un movimentaccio. Lasciamo perdere. Il D8040. Mombis. Del Bana. Due boomers, un boomer Sienti H Picard, Balijou 22. Sono tutti i progetti, quindi. Prima o poi, work in progress. 30, signori. È un gioco, guardi, Vediamo se... No. Se... Non ce la farei mai. Ah, così? Non ce la faccio, non mi viene. Ma non è facile. No. In gioco antico. Queste sono le spille del papà del Gianluca. Ci vediamo domenica. Ciao. Ciao. Le spille del Kai. Istintivi. A me piacciono le spille del Kai. Forse qualcosa di... Ah, guarda il qua anche. Anche questo del Kai. Sulla stessa. Sì. Lo prendi nel modo sbagliato. Schiacciare. Altra del Kai. Bellissimo, ce l'ha aperto così. Perché si vede che c'è la morte.
Bello, eh? Bello. Strano. Il quadrante fatto così non l'avevo mai visto. Mai visto neanche io. Comparto in dietro la foto del mio cliente. Tienimelo, è mio. Boh, venduto. Bello. Perché è un collezionista di GP? Gli piacciono quelli di forma, sì, insomma. Perché sì, quelli per quadranti un po' strani. Certo. Ah, questa è tutta roba, forse avevamo già visto anche l'altra volta, sì, che avevi di là. Fornitura. Fornitura varie, le casse, qui c'erano delle casse Seiko, se non ricordo male, sì, infatti. Special price. Special price? 150 tu. Te lo davo 200, 150. Ma vai, io se ti... Scusa. Sismatron. Un altro. Movimenti elettrici, Acutron. Questo è elettromeccanico, questo è un no, Invicta. Queste sono le bibine degli orologi elettromeccanici. Movimento Acutron. $76.25. Casse nuove. E qui magari, sai, facendo la ricerca bisogna trovare uno spazio di movimento, perché poi sono tutti carica manuale. No, poi... questo qui è automatico, automatico. Full auto winding, 76.25. Gianluca, vedo che hai qui anche un Tissot Sideral. Sideral, prima te lo faccio vedere. Sì. Ah, il cinturino però marchiato Mega, vabbè, fibbia generica, prezzo speciale, realizzo per Cesare, 50 euro. 50 euro? Funzionante perfetto. Ma è quello al quarzo automatico, 50 euro. Automatico. Cioè, assurdo ragazzi, prima volta che mi toccherà comprare un orologio da Gianluca senza trattare sul prezzo. Perché oggi è luglio, oggi fa caldo, quindi si vede com'è alla testa. Va bene, dai, andata, lo prendo. Giudica. Rieccoci qui al banco di Angelo. Buongiorno Cesare. Ben ritrovato anche in quel di Casale Monferrato. Buongiorno, buongiorno a voi. Torino. Com'è? Bene, bene, dai. Caldo oggi, caldo, eh. Temo che farà anche più caldo. Sì, sì, dai, caldo, caldo. Resistiamo. E vedo che qui sei, resistiamo. Qui a Casale sei col banco un po' più grande. Sì, perché oggi sono con la moglie. Giusto. Certo, sì, sì. Ci porto dare. Ah, sono quei palline che buttano per terra, si sì, aprono. Bakugan. Quanto vengono? No, li faccio quelli lì un euro. Tutta la scatola? No, Cesare, li vendo uno. No, scherzo, sì, Angelo, mica li prendo tutti, ci mancherebbe. Sì, per la verità mi ha già chiesto anche il signore. Questo è un Vostok? Sì, un Vostok.
L'ho preso perché aveva un quadrante infatti, particolare. Ma è bello. Sì. Ma anche il bracciale è carino. E quello la verità gliel'ho messo io. Però è bello, bravo, hai fatto una bella scelta. Sì. L'abbiamo abbinato. Però questo è vintage, non è... No, no, l'ho preso proprio perché è vintage. Credo che sarà un anni 70. Ah, il bracciale fossile, sì, non c'entra niente, però gli sta bene, beh, sì, bravo, hai fatto bene. Bello, Angelo. Grazie. La richiesta? Questo faccio 40 euro. 40 euro? 40 euro. No, bagno, fai almeno 80. Poi bagno di sangue. Bagno di sangue. Giusto, per cui devi mettere vetrina BDS. Sì. E il crono invece, il crono russo, quanto lo fai? Questo è revisionato, Cesare, faccio 130. Ho ancora la sua garanzia. Ci sta, revisionato ci sta. Sì, revisionato. Quello viene da Maurice Monti, da un'asta. Ah. E c'è anche la card. È ancora in garanzia. Sì. Perfetto. Ah, vedi, certificato di garanzia. Sì. Belle quelle che rilascia Mauro. Sì, lascio anche la pocket. L'hanno smontato, però il movimento è veramente bello. Funzionante, sì, sì, bene. Bello, funzionante. È bello, sì. Sì, molto bello. Allora, Tisha, ore 12. Vabbè, si può rifare la cassa da polso. Sì, è bello. Piacerebbe imparare a lavorare l'acciaio e rincassare questi rogli, sai veramente, che figata, sì, che verrebbe fuori. Specialmente quelli con la corona al traino. Ma anche al 12, anche al 12 gli fai 12. Una cosa un po' particolare. Ma, infatti in America ho visto che li fanno. In America saldano, e nell'est Europa. Li saldano le anse, sì, e li trasformano da polso. Sì. Ho visto parecchi Elgin trasformati da tasca a polso. Guarda, è un... E sono veramente belli. È un'idea che mi balena in testa da un sacco di tempo. Io questo non so se aveva una cassa in oro e magari l'hanno smontato. Sicuramente, però sicuramente in oro. Funzionante. Poi guarda il collo di cigno. Guarda che bello. Spettacolare. Bello, bello. Che finiture. Bellissimo. Funziona. Il bilanciere da mettere a posto. Ah no, 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 funziona. Il pagamento è funzionante. Sì, sì. Ma quello che è proprio bello bello è il quadrante, le lancette. Sì, le lancette azzurrate. Periodo déco. Bellissimo. Grazie Angelo. Prego. Allora Teresa, tu hai comprato i scioppa belle le palline. I Bakugan. Occhio di tigre, sì, ce l'ho anch'io un po' di... Sì, sì, anche lui. E matite e occhio di tigre. Sì, esatto. Quelli li facevo io, Teresa. Io questo qui l'ho fatto io. Ne facevo tanti, vedi, questi li ho fatti io. Guarda che belli con l'acciaio. Che bello, guarda che questa. Belli. Guarda questa. Questi li faccio dai, io. Dai, onice. Ah, vedi? Guarda che bello, con i pezzi dentro degli orologi. Ma dai, l'hai fatto, sì, tu la collata in resina? L'ho fatto io, e guarda questo. Con i due con i draghi, con i due colori. Acciaio, acciaio. C'è anche un po' di argento. Sì, marrone. Bello. Ma sei un artista allora. Sì, mi piace. Questo è bellissimo con la crocettina così. Sì. No, mi piace più quello col drago. Davvero? No, questo, no, questo è bellissimo. Dentro. Sì. Mi piace più col drago. Sai che io sono un drago. Sì. In orologeria sono un drago. Sì. Questi qui sono in scioppa, no, scioppa palina. Allora gli hai preso un paio di queste, sì, cose di qui, sì, per, sì, Carlo? Per Carlo e Chiara, così giocano insieme. Va bene. Fanno la gara. Va bene ragazzi, vi lasciamo lavorare. Ciao belli. Ciao ciao. Ciao ciao. Ci vediamo domenica dove? Borgodale. Borgodale, sì, vero? Sì, sì. Giusto. Ciao ragazzi. Ciao ciao. Ciao, buona giornata. Ciao ciao. Il sudore negli occhi mi bruciano anche gli occhi. E oggi picchia bene, specialmente nei pomeriggi. Guarda, c'è anche la mascotte di Orfeo, l'aiutante. Ciao, buon lavoro. Ciao, ciao, ciao Orfeo, ciao, caro. Ciao. Che bella questa statuina deco. Ma è pesante, prova a sentire. Sì. Ciao. Ciao! Quanto chiedi della statua de Co? Di bronzo argentata. Ah! Ci vuole 400 euro. Cavolo!
Che bella che è. Tu sei quello che cerca gli orologi, sì, nel mondo? La rumenta degli orologi, come bella lì. Glielo ho già chiesto, 250 euro. Oh, che bei capelli. Panama, guarda, tipo Panama. Se vuoi uno 5 euro a te, se no vendo 10. Però te sei un influencer oramai. Beh, bravo, hai detto gratis. Bene. Ma noi togliamo la Ferragni che te non hai. Porco, sì, già. La Ferragni. Io sono la Ferragni dei mercatini. Per ora, finché non ti metto una botte metti sotto il culo che diventi subito 100.000. Bravo. Anzi, ti do un biglietto che già non che vuoi fare un colpo grosso lo faccio. Sì. Quanto chiedi di che? Quando ti faccio 40, te ne chiedo 50-60. Cybersicurezza nazionale per una fondazione italiana, nazionale. Abbiamo a che fare con i software, non con gli, non facciamo siti internet, facciamo proprio, sviluppiamo software. Ok. Questo è il tuo numero? Sì. Rispondi tu? Sì, sì. Ok. E adesso stiamo lavorando un po' per il mondo politico, quindi magari ti ci chiedono le cose più assurde, sembra un paradosso, ma ci chiedono. Certo. E abbiamo fatto degli automatismi che permettono di evitare di stare a cliccarsi sopra, fare tutto da solo. Di questo? Ti vedo ogni tanto. Sì? Vieni, perché sei come anche il mio socio. Allora, dove l'hai messo l'altro? Questo. L'ho ributtato dentro. Ti faccio 90. No, tanto. 549, no, è tanto. Beh, ne vorrei anche di più di 5 di quella, meno 60, però tutte e due facciamo 80 tutte e due. No, no, ma non siamo lontano, anche perché sono da riparare sicuramente. Cioè, perlomeno dargli una lavada, una asciugata, come si suol dire. Va bene, grazie lo stesso, tanto il tuo numero l'ho ripreso. Se c'è qualcuno che... Faccia piacere comunque farti un saluto. Grazie caro, gentilissimo. Di venderti un cappello, ma tu preferisci il chiodo solare, dopo un po' ti rimbecilli. Ma guarda, stavo pensando ben quello. Dov'è? Oh. No, il cappello no. No, non sto bene questo cappellino. No, no. Poi lo regala dopo. No, sì, no. Tutto qui, sì. Non sto bene? No, no, no. Stai benissimo. No, non sto bene? No, ma sta benissimo. No, sembri più vecchio. Com'è più vecchio? No, no, cosa chiede dei capelli? 5 euro. Io ho già preso un'insolazione una volta, le assicuro, è meglio avere un cappello che costa bene. Ma io lo tengo in macchina quando andiamo in giro per mercatini. Ma è taglia unica? Sono tutti uguali. Stai chiedendo i consensi? No, sto facendo la ripresa. Amici, mettete sotto nei commenti come sto con questo cappello. Ho chiesto alla Teresa se aveva 5 euro, li ha, non ha voluto darmeli, mi ha fatto cambiare i soldi per prendere questo bellissimo cappello, perché a lei non piace. Teresa? Guarda, guarda che sono un figurino questo cappello. Una meraviglia. Ciao! Orologi, orologi, orologi! Tanti orologi! Maestro. Salve! Maestro, ha comprato poi... Preso tutto, sì. Hai fatto bene. Preso tutto col progetto di ripararli. Quello lì è 5,50. Questo qua... prima che inizia, sì, questo è... il Seiko Monaco, questo qua era quello, vedi che non c'è la scritta, ok, nell'altro c'è, sì, è un po' più del 72, questo è tutto originale, non è stato fatto niente, non è mai stato esitato in realtà. Però lo voglio tenere con me, fammi un po' questo, diciamo. No, lì non c'è, cioè, poi di massa. A proposito, magari tu li hai, sì. Cinturini per i Sidera? No. No? Ma ti ricordi che ne hai? E mi ricordo che li avevi. Ce l'avevo, ce l'è allora, ma adesso non ce l'ho. Adesso il cliente che gli serve il cinturino per i Sidera, morire se ne trovo uno. Sempre così, adesso sempre così. Se uno sta lì e dice no, non lo prendo perché non mi serve, poi arriva sempre il momento in cui ti serve. Ma quando ce n'erano? 4 o 5? Mi ricordo. Ma fonte di magazzino non è lì. Grazie caro. Forte sto orologio. Sì. Fia. No, divisor. Sì, guarda cos'è. Dietro.
Ah, marcato Fiat. Particolare. È vero, sì. C'ha le due ghiere, una, capito? Non è che girano tutte assieme, l'altra. Ah, ok. Particolare. E la richiesta? Tiro 100 euro. Centello. Sì. Particolare. 80. Magari se qualcuno sa cosa serviva lo metta nei commenti sotto il video. Questo tipo di ghiera. Grazie caro. Scusami il nome, non mi ricordo mai. Io mi chiamo Angelo. Angelo. Angelo come l'altro. Ok. Infatti. Volevo dire Angelo, ma non ne ero sicurissimo. E prima di sbagliare ci stiamo zitti. Bravo. Siccome io sbaglio spesso. Questi sono buoni o imitazione? C'è il mio guadagno, sono qui, ciao. Sono buoni, c'è lo scontrino legato. Non è mai stato perfetto. Questo qui è quello nuovissimissimissimo. Sì, uscito da serie limitata. Ciao. Io ci sono arrivato al 84. Ma no. Non ho ancora compiuti. Dai. Ciao. Va bene, grazie Angelo. Grazie a te. Velocemente, quanto viaggia adesso? Una... Ma questo qui è 4,50. 4,50. E l'altro 3,50. Bene. Grazie caro. Grazie a te. Ciao. Buon lavoro, ciao. Salve. Amici, siamo rientrati a casa, adesso vi faccio vedere rapidamente che cosa siamo riusciti a catturare in quel di Casale Monferrato. Qua rapida panoramica, vediamo un po' più da vicino. Allora, ho preso dal Gianluca questo bel lotto di casse e quadranti Seiko. Perché li hai presi? Non lo so, perché però tutta roba nuova a fondo di magazzino, mi possono servire come parti di ricambio, come... Guardate, ci sono anche delle casse nuove, le avete viste anche nel video. Nuove. Magari qualcosa metterò in vendita, qualcosa terrò in fornitura, non lo so. Comunque qualcosa ci faremo. Poi il Gigi al banco mi ha regalato questo orologio. Qui dentro probabilmente c'era una clessidra che si è rotta. Sarà rimasta parte del movimento, manca tisce e corona, ma vedremo di sistemarlo. Oppure comunque lo mettiamo in collezione così. Teresa ha trovato questa carinissima svegliettina 8 giorni della Vetta. Carina. Non so quanto l'ho pagata, mi sembra 10 euro. Poi dal Gianluca ho preso tutta sta roba. No, questo no. Questo me l'ha regalato un follower a Casale. Una ruotina. Non funzionante, ma sa che è di collezione. E me l'ha regalata. Poi da un amico ho trovato questa pallina pendaglio con dentro l'orologio e dall'altra parte c'è il termometro, curioso, mai visto. E invece dal Gianluca tutto questo lotto di orologi, compreso questo simpatico Tissot Sideral che me l'ha lasciato veramente per una volta. Non ho dovuto rilanciare perché il prezzo mi sembrava già buonissimo così. Poi della fornitura Lanco che mi servirà per riparare uno e due Lanco che ci sono nel lotto. C'è anche uno svegliarino, mancante di vetro, lancetta, però carino. Vediamo se riusciamo a sistemarlo. C'è un Arsa, c'è Umver anni 30-40, c'è questo automatico qui con dentro un movimentino da donna. Questo probabilmente finirà in fornitura. Qui c'è un Sima, c'è da capire se c'è buono ancora il pernino della ruota a secondi. Questo qui molto probabilmente è un movimento di manifattura, sarebbe bello anche poterlo sistemare. E questo qui è il primo che ho preso nella giornata di oggi, che mi ha particolarmente colpito il quadrante. Ha l'asse del bilanciere rotto, per cui ci sarà da cambiargli l'asse del bilanciere. Insomma, oggi, come potete vedere, ho speso parecchio. Non ho fatto la cagna magra come al solito. E un po' di movimenti che mi ha regalato sempre Gianluca per la fornitura, che possono sempre venire utili. E questo è quanto. Bene amici, per cui siamo arrivati in conclusione di questo video. Se il video vi è piaciuto, come al solito, cliccate mi piace, iscrivetevi al mio canale, spuntate la campanella per rimanere sempre aggiornati sui nuovi, nuovissimi contenuti. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti. Oh, na, 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 na.
È incredibile quanto il quadrante mi piaccia. Cambia di colore quando il sole lo bacia. E sai che lo levo sotto la doccia. Me ne prendo cura, no, non prende la pioggia. Ne ho portati a revisionare già un paio, da un uomo con la barba ed un bianco saio. Sono arrivato in orario, l'amico orologiaio è qua. L'amico orologiaio è qua. L'amico orologiaio è qua. L'amico orologiaio è qua. L'amico orologiaio è qua.